Cari quaddisti, buonasera, buongiorno dal Ferro, dalla squadra corsequaddisti.it. Eccoci con le ultime ottimizzazioni per il Triton 450 per quanto riguarda l'anno 2012. Lo stiamo finendo e per l'appunto, già che ci siamo, facciamo un piccolo video servizio su come togliere i blocchi al Triton 450 Supermoto Reactor Obaia, è la stessa cosa. Un piccolo punto: stiamo abbassando la carena anteriore, quindi abbiamo tolto la barra centrale e fisseremo la carena anteriore ai bulloni degli ammortizzatori avanti. Questo lo faremo dopo. Eccoci qua. Allora, step 1: dobbiamo togliere i blocchi al Triton Reactor 450, Access 450 SP. Questo è il carburatore, a parte tutti gli altri blocchi, marmite, acceleratore, eccetera, che qui ovviamente è tutto cambiato, per cui non possiamo farvi vedere come fare. Ma comunque, una cosa importante: ricordatevi che nel reactor 450 c'è la serranda a depressione del carburatore, cioè la serranda del depressore, che è esattamente questo grosso coperchio, che ha due buchi, e dovete sostituirla, perché con quei due buchi passa l'aria attraverso quei due buchi quando la serranda tenta ad alzarsi. Quindi, oltre un terzo dell'apertura della serranda a depressione, quei due buchi permettono il passaggio dell'aria, non c'è più depressione, la serranda non si apre. Per cui lo spillo non riesce ad uscire dal getto, e per questo motivo di serie vi viene fornito in versione omologata con il 162.5. Mentre il mezzo, per la versione off-road, con una potenza di ben 51 cavalli, questo motore è molto potente, non ha molti bassi, ma è un motore che è molto, molto potente come cavalli, pesa una esagerazione, ma i cavalli li ha. Dovete montare la serranda off-road, che ovviamente potete acquistare tramite la squadra corsequaddisti.it o il vostro concessionario Access o Triton, che sia meglio Triton, perché Access mi sa che non ce l'hanno più. Comunque, eccoci, dovete smontare questi due viti con un cacciavite a stella. Vi si aprirà il coperchio e arriverete alla guarnizione della serranda del carburatore. Per farlo dobbiamo sospendere, lo facciamo, riprendiamo con lo step 2 su come togliere il blocco della serranda del depressore e ripristinare la potenza off-road Triton Access Reactor Bias Supermoto 450.